Isernia, si candida come capitale italiana della cultura, un'opportunità importante non solo per la città, ma per tutta la regione. Vediamo il servizio. Lavori in corso a che Isernia raggiunga quel traguardo di essere la capitale europea della cultura? Indubbiamente sì, è un progetto a cui stiamo lavorando in sordina da un po' di tempo, ci siamo sentiti pronti, quest'anno abbiamo presentato la candidatura. A giorni si aprirà la prima open call che raccoglierà tutti quei progetti provenienti da enti terzi e associazioni culturali del territorio che vogliono presentare un loro progetto da integrare al progetto generico da presentare il 2 marzo a Roma. Noi ci crediamo, siamo tra le 44 città, non abbiamo nulla da invidiare a nessuna delle altre 43 città italiane, insieme si può, questo è lo slogan che io mi sento di lanciare per la città e per la regione. Quali eccellenze metteremo in mostra? Beh, indubbiamente parlando di Isernia, tutto il percorso che dal Paleolitico ci porta ai giorni nostri, passando per il periodo sannita e l'importanza cruciale che Isernia ha sempre avuto nel corso dei millenni, con il Paleolitico, come dicevo, chiave e snodo centrale del tutto, ma anche la figura di Celestino V, la figura di Andrea di Isernia, tutte le nostre eccellenze messe insieme in un unico progetto che nell'arco di un anno, il 2021, vedrà Isernia al centro dell'interesse culturale nazionale. Ci potrà essere spazio per artisti molisani di fama mondiale che nel loro Molise non hanno avuto quell'attenzione che meritavano? Indubbiamente sì, sono tanti gli isernini, o meglio, gli artisti di scuola molisana e anche isernina che hanno avuto successo fuori dalla patria. Nemo profeta in patria, si dice. E quale migliore occasione se non Isernia candidata a capitale della cultura per far sì che questi artisti possano ritrovare casa nella loro terra?